La saga di Sottesima del Percorso Mazzolo. Vi ringraziamo per la vostra presenza e questa è un'occasione personale, è un'occasione personale e speciale, perché oggi qui si premia anche tra il quale più anziano della situazione. Lo premiamo perché chiaramente lui ha raggiunto un'età abbastanza matura, direi. E tra gli altri devo dire anche che è stato uno dei suoi fondatori dell'associazione. Credo che sia presente anche in sala. Non so dove e se c'è. Ma non è buono un mondo qui assieme a noi. C'è un giornalista che chiederemo che desidererà anche intervistarlo. E qui presente anche il vicepresidente della situazione. La situazione che ha avuto oggi oltre 200 associati, siamo stati sempre in crescita. Grazie anche all'apporto di Pappalone Miro, che è il premiato. Un applauso per favore. Grazie, Miro è invitato qua. Miro Pappalone è invitato con la terza d'oro, prego. Ecco, ma quest'anno a me e mi tocca la terza d'oro, ma che dici? C'è un altro fatto a te. Non è possibile. C'è un signore che ha 7 giorni più vecchio di te e invece non è vero, è il contrario, è lui che per 7 giorni si è giudicato la testa da loro. Ciao amico. Allora, io lascerei come fino la parola anche al vicepresidente dell'associazione e poi dopo si premia anche il nostro Mio. Prego. Due parole se decidete da dire che questa istituzione della tessera d'oro vuole essere un semplice ma prezioso riconoscimento al valore aggiunto dell'esperienza che le persone maturano nel tempo e che è una delle cose più preziose per la tutela e la preservazione dell'ambiente artificiale, in modo che sono cosa anche io sinceramente, perché poi tra l'altro è un amico per mio che è un cittadino rock come me e ci conosciamo fino alla bambina e direi Vito, vieni, guarda, una bella idea, grazie Vito, un applauso di colore. No, tanto un'operazione a Vito per questo risultato, ma solamente il nostro, tanto come la statuto dell'amministrazione locale, ma anche la distinta di ordine della mia, ma dato me, e come amico, la salute. Quindi, bella la saga, la sua voce, la prima di una grande stagione che coinvolge l'associazione Centrale, che deve diventare il nostro paese anche famoso per il posto dove si va bene, si sta insieme e sono anche i momenti in cui si mette insieme un po' di socialità in questo risultato. E poi se la comunità ci dimostra che tutto va bene, perché in fondo sì, a 80 anni stonati, mangiamo di più perché ci si mantiene giovani. Va bene, perché si fa moto, figlio, si cammina, si ha nel posto. Congratulazioni e buonanotte a tutti. Allora ringraziamo l'assessore dell'amministrazione